In questo video impareremo insieme come si gioca a Jurassic Branch, gioco di Bruno Català per due giocatori, una durata di 15 minuti a partita, edito da PlayaGame Edizioni. Due squadre di triceratopi gareggeranno per mangiare quante più foglie possibili, facendo attenzione a non farsi spaventare troppo dal feroce Velociraptor. Jurassic Branch è un gioco totalmente indipendente, ma se possedete Jurassic Snack potrete combinare i due titoli per un'emozionante partita fino a 4 giocatori. Iniziamo intanto a analizzare Jurassic Branch e poi vedremo come combinarlo con Jurassic Snack. All'interno della scatola troveremo 4 plance pascolo, 10 miniature di triceratopo, 5 arancioni e 5 azzurre e una miniatura di Velociraptor e 28 segnalini erba. Iniziamo a preparare l'area di gioco. Dobbiamo piazzare le 4 plance pascolo a nostro piacere sul tavolo in maniera che almeno un lato di ciascuna plancia tocchi un'altra plancia. Per la vostra prima partita vi suggeriamo di piazzarle a quadrato, ma per quelle successive potrete sbizzarrirvi nella forma che più preferite. Consegniamo quindi 5 triceratopi a ciascun giocatore, ad uno assegneremo i 5 arancioni e all'altro assegneremo i 5 azzurri e poi piazziamo in area neutra il nostro Velociraptor. Su ciascuna plancia sono sempre riportati un nuovo arancione e un nuovo azzurro. Ciascun giocatore dovrà quindi piazzare 4 dei suoi triceratopi sulle uova del proprio colore. Mescoliamo a faccia in giù i 28 segnalini erba e piazziamone uno su ciascuno degli spazi rimasti vuoti sul piano di gioco. Il giocatore azzurro sarà il primo giocatore. Siamo adesso pronti per iniziare. Il giocatore azzurro, come abbiamo detto, sarà quello che inizierà la partita. Nel suo primo turno eseguirà una sola azione. In tutti i successivi turni, sia il giocatore arancione che quello azzurro invece eseguiranno sempre due azioni a testa. Le azioni disponibili sono di 4 tipi. Si può muovere pacificamente uno dei propri triceratopi, si può caricare con uno dei propri triceratopi, si può svegliare un triceratopo addormentato, oppure si può spaventare con il raptor. Vediamo come muovere pacificamente un nostro triceratopo. Esso si muoverà in verticale o in orizzontale fino a quando non incontrerà il bordo del piano di gioco, oppure un altro triceratopo e si fermerà nella casella subito davanti, il Velociraptor in tal caso si fermerà anche qui nella casella di fronte ad esso, oppure un segnalino erba. In tal caso prenderà il posto del segnalino erba che verrà immediatamente girato e risolto. In generale i segnalini erba hanno effetti molto diversi fra loro, ma una volta applicato il loro effetto saranno impilati a faccia in giù nella riserva del giocatore che ha mosso il triceratopo. Per caricare invece il nostro triceratopo dovrà muoversi sempre ortogonalmente in verticale o orizzontale fino a quando non impatterà contro un altro dinosauro, non importa se del colore opposto, del proprio colore oppure contro il Velociraptor stesso. In ogni caso prenderà il posto del dinosauro caricato e quello scalzato sarà posto in una qualsiasi casella che sia ancora libera a scelta del controllore del dinosauro che ha appena caricato. Nel corso della partita potrebbe succedere che uno o più dei propri triceratopi sia addormentato, in tal caso esso non può essere utilizzato finché non lo risvegliamo. Si può spendere una delle azioni del proprio turno per risvegliare il proprio dinosauro. L'ultimo tipo di azione che possiamo fare è muovere il raptor. Esso si muove in linea retta in orizzontale, in verticale e in diagonale. Esso si muoverà fino a trovare un segnalino erba, in tal caso si ferma davanti ad esso, il bordo del piano di gioco, in tal caso si fermerà sull'ultima casella disponibile, oppure finché non trova un triceratopo, in tal caso lo scalza dalla sua casella e il triceratopo spaventato tornerà nella riserva del suo proprietario. Attenzione, le azioni di movimento, di carica e di svegliare uno dei propri triceratopi possono essere scelte fino a 2 volte nel corso del turno. Muovere il raptor invece può essere scelto solamente una volta all'interno del proprio turno. La partita può terminare in 3 modi diversi. Il primo è che un giocatore abbia tutti i propri triceratopi eliminati dal piano di gioco. In tal caso quel giocatore perde istantaneamente la partita
indipendentemente dai segnalini erba che siano stati collezionati fino a quel momento. Il secondo modo è che per due turni consecutivi interi nessuno dei giocatori collezioni un segnalino erba oppure spaventi un triceratopo avversario. Il terzo caso è che terminano tutti i segnalini erba sul piano di gioco. In questi ultimi due casi si procede al conteggio dei segnalini erba per ciascun giocatore. Ciascun segnalino erba può riportare una, due o tre foglie. Ciascun giocatore fa la somma delle foglie riportate sui propri segnalini collezionati e chi ha il totale più alto è dichiarato il vincitore. In caso di pareggio, vince il giocatore con meno segnalini erba. Se il pareggio persiste, i giocatori condividono la vittoria. Quando collezioniamo un segnalino nascita, immediatamente possiamo prendere un triceratopo ancora presente nella nostra riserva e piazzarlo in uno spazio vuoto a nostro piacere sul piano di gioco. Quando collezioniamo un segnalino nascondiglio, possiamo nascondere sotto di esso, nello stesso momento o in round successivi, fino a tre segnalini erba che abbiamo collezionato. Questi segnalini non potranno più essere rubati per tutto il resto della partita. Quando collezioniamo un segnalino fiore, dobbiamo immediatamente cederlo al nostro avversario e potremo rubare uno dei suoi segnalini a faccia in giù che non siano nascosti sotto al nascondiglio. Quando collezioniamo un segnalino erba indigesta, il nostro triceratopo si addormenta istantaneamente e da quel momento non potrà più eseguire azioni fino a quando non lo sveglieremo. Quando collezioniamo il segnalino sorpresa, istantaneamente dobbiamo riporre nella nostra riserva il triceratopo che l'ha trovato e al suo posto piazzare il velociraptor. Quando collezioniamo un segnalino super gnammi, lo terremo a faccia in su nella nostra riserva. In questo turno o in un turno successivo potremo scartarlo per eseguire un'azione addizionale. Nel caso invece volessimo conservarlo per il fine partita, esso varrà un punto. Infine, se collezioniamo un segnalino gnammi, non otterremo alcun effetto, ma esso vale 2 punti per il fine partita. Vediamo ora come combinare Jurassic Branch e Jurassic Snack. Combinando le due scatole, potremmo dare vita a una partita a squadre. Una squadra è composta dai Diplo blu e Triceratopi azzurri, l'altra squadra è composta dai Diplo gialli e Triceratopi arancioni. Innanzitutto dobbiamo creare l'area di gioco collegando fra loro le 8 plance pascolo. Anche in questo caso è possibile sbizzarrirsi con le forme, l'importante è che ciascuna plancia sia collegata alle altre almeno per un lato. Ora ciascuna squadra dovrà piazzare i propri dinosauri sulle caselle di partenza contrassegnate dalle uova. I Diplo vanno sulle uova del proprio colore a fondo chiaro, i Triceratopi vanno sulle uova del proprio colore a fondo colorato. Il Velociraptor e i T-Rex aspettano famelici a bordo del tavolo. Mescoliamo ora fra loro tutte le 56 tessere erba e distribuiamole casualmente su tutti gli spazi liberi del piano di gioco. Siamo ora pronti a iniziare seguendo le regole base di entrambi i giochi, ma con dei piccoli accorgimenti. Innanzitutto, il round di gioco è formato in questo modo. Prima giocano i Diplo blu, poi giocano i Diplo gialli, i Triceratopi azzurri e infine i Triceratopi arancioni. Analogamente a quanto visto nel gioco base, i Diplo blu solamente al primo round eseguiranno una sola azione a turno, dopodiché a partire dai Diplo gialli e così a finire fino al termine della partita, tutti avranno diritto a due azioni. Nel caso una squadra sia composta da due giocatori, allora un giocatore controllerà i Diplo e l'altro giocatore controllerà i Triceratopi. Nel caso la squadra sia composta invece da un giocatore solo, egli controllerà entrambe le razze. In questo modo è possibile giocare in due, in tre o addirittura in quattro giocatori. Vi ricordo che un Diplo si muove in maniera ortogonale, verticale o orizzontale fino a trovare un ostacolo, che può essere il bordo del tavolo, un segnalino erba, in tal caso lo mangerà, oppure un dinosauro, non importa di quale specie. Il giocatore che controlla i Diplo, inoltre, potrà muovere solamente i T-Rex e non il Velociraptor. Analogamente, anche il Triceratopo si muoverà in maniera ortogonale, verticale, orizzontale fino a incontrare un ostacolo e il giocatore che controlla i Triceratopi potrà muovere il Velociraptor, ma non i T-Rex. Quando vengono mangiati i segnalini erba nel corso della partita, essi dovranno essere tenuti separati fra Diplo e Triceratopi, a seconda di chi li ha mangiati. Solo a fine partita la squadra metterà insieme tutti i propri segnalini per il conteggio finale. A
anche in questo caso, la partita può terminare in tre modi differenti. Se una squadra non ha più dinosauri nell'area di gioco, allora quella squadra perde la partita, indipendentemente dall'erba che è stata mangiata. Nel caso invece non ci siano più segnalini erba nell'area di gioco, oppure per due turni consecutivi nessun giocatore ha ottenuto segnalino erba o spaventato un dinosauro avversario, allora si procede al conteggio dei punti foglia. Per quanto riguarda i segnalini erba, vi segnaliamo che il segnalino raid aereo può trasportare solamente i T-Rex. Analogamente, il trasporto aereo può trasportare solo i Diplo, ma nel caso fosse pescato dal giocatore con il Triceratopo, potrà trasportare tranquillamente i Diplo del proprio compagno di squadra. Quando si pesca invece un segnalino nascita, è possibile scegliere quale razza mettere in gioco, indipendentemente dalla figura riportata su di esso. Questo può aiutare il compagno di squadra in difficoltà che magari ha perso tutti i dinosauri della propria specie sul piano di gioco. L'erba indigesta è soporifera per tutti i dinosauri, quindi qualsiasi dinosauro mangi questo segnalino erba finirà addormentato e bisognerà spendere un'azione nei turni successivi per poterlo svegliare. Il segnalino sorpresa invece mette in gioco esattamente il dinosauro riportato su di esso, ma sia i T-Rex che il Velociraptor possono spaventare sia i Diplo che i Triceratopi. Per tutti gli altri segnalini invece utilizzate pure le regole standard.